Noi dobbiamo ai vaccini, in primo luogo, l'aumento dell'aspettanza di vita, che fino ai 1700 erano più o meno che 35 anni. I vaccini salvano vite umane dalla fine del Settecento, lo dice il professor Giorgio Palù, virologo veneto, consulente della regione e presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Sia il vaccino della Pfizer che quello di Moderna, aggiunge dalla sede della Protezione Civile Regionale di Marghera, garantiscono un'immunità sterilizzante. Nessun evento letale è stato associato al vaccino. Si sono fatte tutte le fasi fino ad arrivare a 20.000 pazienti, soggetti, scusate, vaccinati e 20.000 col placebo. Quindi questo significa che si sono rispettate e aprendo le buste poi si è visto che la protezione, l'efficacia era del 95%, misurata come? Non tanto con i tamponi per vedere se preveniva l'infezione, ma se preveniva l'evento Covid. C'è però un altro pericolo, è la cosiddetta infodemia. Altrove la comunicazione su certi argomenti è fatta da esperti, se non addirittura premi Nobel, non in Italia. Qua da noi hanno parlato tutti, quindi si è espansa e poi soprattutto quella di fare un talk show di una notizia che è importante, non puoi ridurla al talk show. Quindi non esiste la democrazia nella scienza. Quando si comunica una cosa in dettaglio, se lei volesse capire qualcosa della fisica quantistica del bosone o del gravitone, fa parlare la gente della strada? Ma qua parlano tutti. Palù sottolinea infine che vi è stato un allarme eccessivo rispetto alla variante inglese. Mi pare che c'è stato un allarme eccessivo in questo ambito. Vi posso dire che oggi la collega di Ancona mi ha telefonato che la variante inglese c'è in Italia in soggetti che non sono mai andati in Inghilterra, va bene? Perché quindi la professoressa Bagnarelli, tanto per non far nomi e cognomi, bastava sequenziare di più. Noi abbiamo 900 sequenze depositate, sono oltre 200.000. Gli inglesi hanno sequenziato 20 volte più di noi.